Terra amara, trame turche, Atip viene durante un parapiglia con Gafur. Le nuove puntate di Terra amara sono in programma anche nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche della soap opera annunciano che Gafur Taski ferirà mortalmente Atip Telidere durante un furioso litigio. Nelle future puntate dello sceneggiato Razit ritornerà ad Adana dopo essere rimasto senza denaro. L'ex tuttofare di Atip a questo punto ritornerà a corteggiare Fadik. Alla fattoria l'uomo avrà modo di parlare con Gafur, al quale rivelerà di essere stato costretto a scappare per un po' di tempo su ordine di Telidere. Il marito di Saniglie, una volta udite queste parole, non denuncerà il presidente della Camera di Commercio ma deciderà di ricattarlo. Infatti gli chiederà una cospicua somma di denaro dopo avergli inviato una lettera anonima. Un'azione che spaventerà moltissimo Atip, il quale depositerà una borsa nel luogo indicato. In realtà Atip porterà sul posto un borsone pieno di carta straccia per poi minacciare Gafur con una pistola quando lo troverà sul luogo dell'incontro. I due uomini a questo punto inizieranno a litigare furiosamente, fino a quando Gafur ferirà a morte Telidere nel tentativo di disarmarlo. In preda allo shock, Taskin si darà alla fuga dopo essersi liberato dell'arma da fuoco. L'uomo non sa di essere stato spiato da Sermin, che era salita in precedenza sull'auto di Atip. L'ex moglie di Sabattini infatti aveva intenzione di accusare Telidere di averla sedotta e abbandonata, dopo averle giurato che avrebbe chiesto il divorzio da Naciye. Ben presto Naciye riceverà una lettera da parte di un avvocato in cui Atip le chiede la separazione. Pertanto la donna, in preda allo sconforto più totale, si recherà in commissariato dove denuncerà suo marito per l'omicidio di Cengaver. La signora Telidere infatti sosterrà di aver spiato una chiamata in cui Atip ammetteva di essere colpevole. Gli inquirenti a questo punto metteranno un mandato d'arresto per il presidente della Camera di Commercio di Kukurova. Sebbene sia ormai troppo tardi, in quanto è rimasto ucciso durante un parapiglia con Gafur. Infine quest'ultimo avrà dei rimorsi di coscienza per quanto fatto. Il suo strano comportamento desterà i sospetti di Saniglie, che vorrà vederci più chiaro.